vista la prima domanda di Luca di Falco il giorno, la trasferta di domani con i suoi contenuti ad alti livelli può rappresentare un'opportunità più idonea a sollecitare dalla squadra le risposte, le reazioni che lecitamente ti attendi dopo questa settimana di allenamenti? Ma è sicuramente l'avversario di altissimo livello, è una squadra che è capace a far gol sempre, in tutti i modi, con un giocatore che si sta elevando dal punto di vista dei numeri offensivi come Gallupini. Noi veniamo da una sconfitta che ci brucia talmente tanto che io penso che domani qualsiasi avversario andassimo ad incontrare deve essere per noi motivazione e per dimostrare che la sconfitta di domenica è legata veramente ad un episodio, ma che la prestazione è stata di alto livello, anche se è chiaro che poi dopo quello che resta è il risultato. Quindi anche domani coefficiente di difficoltà altissimo, ma un po' come tutto quello che si sta delineando essere questo tipo di campionato dove c'è un equilibrio anche nei numeri, nelle posizioni di classifica veramente particolare che non capita tutti gli anni, ho l'impressione che è un equilibrio numerico che possa andare avanti per tutto l'anno e quindi bisogna iniziare a capire come interpretare questo e leggere questo campionato. Giovanni Castiglioni, Varese Sport, con 12 gol, uno ogni 94 minuti, 5 assist. Francesco Gallupini è responsabile di 17 dei 26 punti della Renate, 65%. Di fatto il giocatore più determinante dell'intera Serie C. Cosa significa per un allenatore preparare una gara contro un collettivo così organizzato ed un'individualità così incisiva rispetto ai destini della propria squadra? Trasmettere consapevolezza e convinzione alla squadra di fare una fotografia ben chiara di quello che domani dovrà essere la nostra partita difensiva, non dimenticando però che abbiamo tutte le armi per poter, direi, vivere questa partita con una motivazione e una concentrazione mentale di altissimo livello, perché appunto i numeri di Renate, di reparto, di squadra e singoli di questo gruppo sono veramente, direi, fuori logica, perché sono dei numeri che se fossero mantenuti così fino alla fine dell'anno, parleremmo veramente di numeri che solitamente non si vedono in campionati così equilibrati. Detto questo, dobbiamo dargli il giusto valore, la giusta attenzione, ma domani dobbiamo fare una partita di feroce desiderio di portare a casa un risultato con l'equilibrio giusto.